Buongiorno, ben trovati a TG2 Italia. Allora oggi è venerdì, siamo in chiusura settimana, noi siamo quasi addirittura d'arrivo perché venerdì 9 luglio vi saluteremo, ma poi ovviamente ci rivediamo a settembre, ci mancherebbe altro. Allora, fateci compagnia perché oggi abbiamo da darvi tante indicazioni. È il primo weekend, se vogliamo, di vacanze per gli italiani, di esodo, perché in qualche modo anche di questo si tratta. 2 luglio, pronti vacanze e via! Quindi si va in vacanza, sono abbastanza insomma gli italiani che si stanno muovendo sulle strade e sulle autostrade, quindi è di questo che vogliamo parlare con voi, ma anche di come comportarci, anche il discorso delle moto, non moto, insomma... abbiamo un bel pacchetto come sempre di informazioni da darvi. Poi, essendo venerdì, c'è il nostro spazio rotocalco, i 7 giorni che tanto vi piace. Commenteremo perché insomma parleremo anche di calcio, stasera c'è la partita Italia-Belgio, quindi insomma cercheremo di capire anche come va a finire questa partita e chissà se piano piano arriviamo al traguardo, non lo so, crociamo le dita. Allora partiamo subito con pronti appunto vacanza e via, lo facciamo con Maria Francesca Bruschi. Buongiorno, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Lei è vicequestore Polizia di Stato, grazie di essere tornata tra l'altro a TG2 Italia. Emilio Patella, buongiorno, segretario Associazione Nazionale Autoscuole, lei ci dirà tutto come ci dobbiamo comportare e fare i bravi alunni per non andare incontro a problemi. Allora, andiamoci adesso subito a collegare con la nostra Silvia Squizzato perché c'è una mostra, uno show cosiddetto, di motociclisti, insomma veramente chi più ne ha più ne mette. Buongiorno Silvia, dove ti trovi? Che meraviglia! Buongiorno Marzia, io mi trovo al Circo di Massenzio sul set di Ben Hur, quindi siamo nel parco di Roma World, che è uno dei parchi del parco divertimento di Cinecittà World, e qui è dove un tempo giravano le bighe, invece in questi giorni passeranno, le stiamo vedendo, le moto, e con Danilo Seclici che è il direttore commerciale della rivista Lowride ci facciamo spiegare che cosa è Eternal City, questa manifestazione che tra un'ora aprirà. Sì, tra un'ora apre i battenti qui a Cinecittà World, è la quinta edizione, quest'anno hanno scelto una location fantastica e noi di Lowride in collaborazione appunto con Eternal City stiamo organizzando questo show che andrà in onda domani, perciò domani chiunque vorrà venire potrà vederlo, ed è questo nuovo sport ormai in Italia da qualche anno, importato dagli Stati Uniti, che è il flat track. Praticamente si corre su un ovale con moto specifiche proposte per questo ambito qui, per questo sport qui, dotate non di freno anteriore ma solo del posteriore, e si gira in senso antiorario come vedete su una location in questo caso fantastica. Ovviamente la terra è stata battuta per preparata per la gara, perché sia in sicurezza, certo. E poi in questi giorni cosa succederà oltre a questa manifestazione? Allora, la manifestazione apre oggi praticamente adesso fra un'ora alle 11, e ci sarà tutta la parte all'interno di Cinecittà World dove ci saranno tutti i customizzatori provenienti un po' da tutta Italia, anche dall'estero, ci sarà tutta la parte moto più il car show, perciò macchine americane pre-60, pre-70, anche lì arrivano da tutta Europa, e ci sarà una vasta esposizione di moto nel mondo custom, perciò principalmente Harley, ma non solo. La manifestazione durerà fino a domenica, quindi un weekend intenso. Ci ha raggiunto anche l'amministratore delegato di Cinecittà World, Stefano Cigarini, perché è una manifestazione motociclistica all'interno di un parco divertimenti. Beh, perché Cinecittà World è il parco del cinema e della televisione, quindi tutto bello. Quello che fa spettacolo qui è di casa. Peraltro siamo in uno dei set più belli di Cinecittà World, dove si fa la corsa delle bighe, si visita, e oggi, come dire, le bighe di oggi, i motori di oggi sono, come dire, le moto. E poi, perché il nostro show principale dal vivo si chiama Fast and Furious ed è un tributo alla grande saga di Fast and Furious, in cui vedrete grandi sgommate e stunt professionisti. Quindi restate con noi perché poi vi faremo vedere un altro angolo di questo bellissimo parco e di questa manifestazione. A voi. E chi vi molla? Che location, insomma, di lusso proprio questa manifestazione di moto e motociclisti. Allora, subito dalla Maria Francesca Bruschi, ho detto bene, quindi Polizia di Stato, motociclisti, moto. Perché, insomma, come ci dobbiamo comportare non è semplice, no? Gestire anche la motocicletta nel traffico, giusto? Ma certo, il motociclista per sua natura, proprio perché non ha un guscio protettivo, è sostanzialmente un utente vulnerabile. E quindi sostanzialmente è necessario che presti la massima attenzione anche alla tutela di se stesso. Quindi certo. È un, come dire, è nella convivenza tra le diverse tipologie di utenti della strada che probabilmente c'è la soluzione per la sicurezza. Quindi i motociclisti
motociclisti devono proteggere se stessi, devono rispettare le regole chiaramente che sono imposte, e stessa cosa per quanto riguarda gli automobilisti, che devono fare prestare la dovuta attenzione anche a quelli che sono gli utenti vulnerabili che circolano comunque nella strada sostanzialmente. Quindi chiaramente adottiamo tutte quelle che sono le cautele, utilizziamo sempre il casco omologato, ben allacciato, certo, rispettiamo i limiti di velocità, cerchiamo di adottare tutte quelle che sono le cautele necessarie per evitare di per farci male. Per la sicurezza male. Nostra e degli altri, no, dottoressa Bruschi? Senta, Emilio Patella, allora, autoscuola, patentini, patenti per moto, motorini, e poi ricordiamo anche, visto che parliamo anche di traffico, di autostrade, non soltanto, che in autostrada non è che si può andare con 125, giusto? No, è proibito fino a 150. Fino a 150? Centimetri cubici. Ah, quindi, perché qualcuno invece, vabbè, dice tanto chi mi ferma, pensano a proposito di polizia di Stato. Ogni tanto si leggono notizie perché ci sono delle proposte di modifica del codice, ma siamo ancora fermi a 150. Senta, a proposito di due ruote, io adesso vado sul basic, cioè le due ruote, ovvero il monopattino, di cui tanto si parla. Si sta pensando anche per il monopattino di mettere il casco, di fare dei corsi appunto nelle autoscuole, oppure no? Perché magari non si conosce proprio il codice stradale, no? Uno compra... Sì, sul monopattino c'è un po' di confusione. Intanto sono due rotelle, non sono due ruote. Sono due rotelle. È una cosa da tenere presente, perché... È vero che c'è molto equilibrio perché il baricentro è molto basso, però con due rotelle... lei si sta pensando a qualcosa di intervenire o no? Si sta pensando, beh, probabilmente un parte lo ha già fatto, in maniera un po' contraddittoria, perché prima c'è stata una sperimentazione, poi alcune norme, adesso stanno... c'è un progetto di legge in Parlamento e so che il Ministero nei prossimi giorni incontra... tutti coloro che affittano. Allora, ecco, appunto, perché ci sono gli affitti dei monopatti nelle grandi città, ma non soltanto. Allora, adesso andiamo insieme, visto che parliamo di traffico, abbiamo detto che è il primo esodo estivo, se vogliamo, quindi venerdì 2 luglio, andiamo dalla nostra Alessandra Canali, buongiorno, che Rai Mobilità, quindi chi meglio di lei? Ciao Alessandra, buongiorno. Ciao Marzia, buongiorno. Eh sì, in questo momento le strade sono costituite da flussi intensi di traffico, soprattutto lungo le direttrici che conducono alle località di villeggiatura. Si intensificheranno soprattutto nel pomeriggio e le direttrici più interessate sono quelle che conducono appunto al mare, alle montagne, ai laghi, in particolare la 10, Genova 20 Miglia, sia per raggiungere il versante ponente e il versante di Levante, ma anche in A14 proprio per i veicoli diretti alla riviera romagnola come Rimini, Riccione, sulla 3 la costiera amalfitana. E comunque, per agevolare gli spostamenti è stato raddoppiato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Di solito l'avevamo sempre la domenica dalle 7 alle 22 e i mezzi pesanti non potranno circolare non solo domenica ma anche domani dalle 8 alle 16. E sono stati sospesi alcuni dei cantieri di lavoro, però sono ridotti al fine di rimodulare il traffico. E sul versante Ligure, per programmati Mamma lavori mia. Di manutenzione, sono stati concessi maggiori corsie al traffico, limitate nei giorni scorsi, come saprete, che mitica quindi l'effetto del traffico legato ai cantieri. E monitoriamo proprio in real time le immagini che ci giungono in diretta da Genova. Come vedete, queste sono le code che vedete sulla 7, ma interessano anche la 10 e la 12 per i veicoli diretti al porto di Genova, per gli imbarchi, alle crociere, ai traghetti, eccetera. Molto trafficata questa mattina la 22, autostrada del Brennero, proprio da Carpi fino al Biglio della 1, proprio in direzione verso sud. E poi molti disagi per i cantieri, ma anche per il traffico, in A14, sia sul versante marchigiano che il versante abruzzese. Al momento ci sono 5 km di code tra Fermo e Grotta a Mare. Mi fermo qui, Marzia. Buone vacanze a tutti e buon lavoro. Ma grazie Alessandra, sempre precisa nelle tue indicazioni. Davvero grazie ad Alessandra Canale, appunto Rai Mobilità. Allora vado subito dalla nostra dottoressa Bruschi, Polizia di Stato. Quali potrebbero essere effettivamente i weekend, diciamo, più caldi per quanto riguarda il traffico? Cosa vi attendete? Cosa ci possiamo aspettare? Ma certo, adesso assisteremo ad un progressivo, chiaramente, intensificarsi delle condizioni di traffico. Quindi tutti fine settimana
cominceranno ad essere attenzionati. Poi ci aspetteremo maggiori volumi sicuramente nel penultimo e nell'ultimo fine settimana di luglio, sì, per poi proseguire anche chiaramente nel mese di agosto. Quindi questi sono sicuramente i momenti in cui ci attendiamo dei volumi di traffico maggiori. La Polizia di Stato sarà presente chiaramente per prestare soccorso, assistenza ai conducenti, però su questo dobbiamo richiamare un po' il senso di responsabilità di tutti, perché chiaramente infatti, con l'aumento della circolazione tornano purtroppo anche le vecchie e purtroppo cattive abitudini che ci hanno accompagnato, e quindi sostanzialmente ricordiamo alcune semplici regole che possono veramente a volte salvarci la vita. Quindi informiamoci prima di partire, controlliamo il veicolo, sistemiamo bene il carico, allacciamo sempre le cinture di sicurezza e assicuriamo i nostri bambini ai sistemi di ritenuta. Cerchiamo di, come dire, avere piccole regole ma importanti, le dice, che ci possono salvare la vita a volte. Assolutamente. Sì. Senta Patella, prima appunto vedevamo una marea di macchine come in questa immagine, lei ha detto, beh, insomma, più o meno tutti questi sono passati da noi, alle autoscuole, quindi che cosa voi, ecco, raccomandate a chi si mette alla guida, sia di un mezzo appunto quattro ruote, ma anche di due ruote? Beh, la raccomandazione principale è di tenere presente che la cosa importante quando si guida è il cervello. Si può guidare senza mani, si può guidare senza gambe in casi estremi. Occhi e cervello sono le cose più importanti. Quindi, come diceva prima la polizia, è importantissimo rispettare le regole, è importantissimo stare concentrati sulla guida, mettere le cinture, eccetera, non usare il cellulare, questo famoso cellulare, questa è una cosa importantissima. Sì, sì. Infatti abbiamo visto adesso le immagini, perché tutto ciò che si muove sulla strada noi lo dobbiamo vedere, percepire e immediatamente dobbiamo reagire mettendo in atto le cose che abbiamo imparato quando abbiamo fatto la patente, abbiamo imparato a guidare, quindi certo, frenare, sterzare, eccetera. Ma tutto dipende dall'attenzione alla guida. Quindi, io ricordo una regola fondamentale anche della distanza di sicurezza, no, tra una macchina e l'altra, perché a volte si tende, sì, insomma, così ad aggredire l'auto davanti, invece è importante, no? Assolutamente sì, e altra raccomandazione, con il caldo spesso i nostri riflessi sono un po' allentati, la distanza di sicurezza va aumentata. I controlli per le automobili prima di mettersi in moto? Beh, sicuramente sono importanti, soprattutto quando si fa un viaggio molto lungo. Quindi le cose più importanti, i pneumatici, Le gomme, assicurano, certo, la stabilità, oltre che tra l'altro ci fanno risparmiare carburante, i freni ovviamente, che sono tra i comandi principali, e poi tutti i dispositivi che ci permettono la visibilità. Torniamo al discorso della vista e degli occhi, quindi fari che funzionino, vetri che siano puliti, molto spesso il vetro sporco ci crea dei problemi, quindi tutto ciò che ha a che fare con la nostra attenzione. Senta, dottoressa Bruschi, la domanda è anche questa che voglio fare a lei. Visto che quest'anno gli italiani rimarranno molto di più in Italia, no? Anziché andare fuori e partire, si prevede un traffico magari particolarmente intenso, magari in qualche periodo, proprio perché ci spostiamo nel nostro paese Italia? Sicuramente sì, ci saranno comunque dei flussi di traffico molto intensi in tutte, da e per tutte le località turistiche del nostro paese, però abbiamo visto anche chiaramente negli anni precedenti che comunque gli italiani hanno imparato comunque piano piano a scaglionare anche un pochino le partenze, quindi diciamo che nella informazione anche che ognuno di noi fa prima di mettersi alla guida per andare in vacanza, comunque c'è anche un pochino la soluzione: se possibile cerchiamo di evitare di programmare i viaggi nei fine settimana o nelle giornate in cui sono attesi maggiori volumi di traffico, cerchiamo di programmarle sostanzialmente in giornate più tranquille, o comunque nel momento in cui siamo costretti a metterci in viaggio nelle giornate più calde da bollino, le cosiddette giornate da bollino, esatto, programmiamo delle frequenti soste. Già avete i bollini pronti per i vari weekend? Sono, siete già organizzati? Come le dicevo, i due fine settimana di luglio sono sicuramente da bollino rosso, poi anche il mese di agosto adesso sarà oggetto della pianificazione, quindi sostanzialmente del monitoraggio, e verranno, come dire, individuate quelle che sono le giornate più calde, anche in base chiaramente a quelle che sono poi i flussi di traffico che, come dire, a cui, certo, assisteremo a luglio. Senta Bruschi, una cosa per quanto riguarda per esempio gli orari, c'è un orario o magari potete consigliare degli orari di partenza che sono magari migliori di altri?
Diciamo che nelle giornate che sono individuate come un po' più intense, sostanzialmente dipende da moltissime variabili, che sono la lunghezza del viaggio, certo, la destinazione da raggiungere. Quello che noi consigliamo comunque è di programmare il viaggio in modo da prevedere anche delle frequenti soste. Cioè cerchiamo di non metterci in viaggio e fare centinaia di chilometri, come dire, di fila, perché questo chiaramente provoca un pochino anche un affaticamento nel conducente. Quindi cerchiamo di metterci magari in viaggio nelle ore più fresche della giornata, se possibile. Se abbiamo dei bimbi a bordo, come dire, portiamoci una attrezzatura fra virgolette di emergenza, acqua, qualche vivanda, ecco. Insomma, cerchiamo di organizzare il viaggio in modo che non sia, come dire, un affaticamento per il conducente, neanche per i passeggeri. Ma sia un momento piacevole anche il viaggio, no? Perché a volte ci si stressa, quindi il carico della macchina, le valigie che non entrano nel bagagliaio, insomma, invece deve essere, ecco, sicuramente un approccio molto più rilassato. Allora, torniamo dalla nostra Silvia Squizzato a Cinecittà World, perché lì, eccola là, la Silvia, vedo che sta smanovrando lì con, che bello, con tutti i rider. Sì. Eccoci, moto rider. Sono immersa in questo mondo di rider, esattamente. Qui ci siamo spostati nell'area stand e sono con Pier Francesco Marchio, che è proprio un esperto customizzatore di moto, che ci vuole raccontare un po' delle sue nuove tendenze. Abbiamo appena finito di microfonarlo, eccoci pronti a parlare. Ciao, buongiorno a tutti. Volevo presentarvi due nuovi progetti che abbiamo, uno con BMW, perché il mondo custom che sta avanzando con le case madri, BMW, Yamaha, sono tantissime Ducati, le case madri, ogni casa crea le case delle moto, esatto. Esattamente, e quindi noi come Garage 221 stiamo presentando in esclusiva un progetto su una R18 BMW, un progetto. Se le vedete queste moto, ci spostiamo quel progetto per farle vedere. Sono delle moto che allora tendenzialmente tutte le moto nascono dalla fabbrica pronte, però c'è una tendenza a personalizzarle, questo vuol dire customizzarle. Esatto. Una volta era qualcosa più di realizzabile, forse più in modo amatoriale e personale, mentre adesso questa sta diventando una tendenza commerciale proprio anche delle varie case madri. Esattamente. E questo comporta anche una customizzazione, quindi una personalizzazione non solo di accessori, ma anche quando si lavora su marmitte o altro, in estrema sicurezza e tutto omologato. Assolutamente sì, se vogliamo avvicinarci più avanti vediamo altri modelli, se si può, dove diamo ci sono. Una rapida inquadratura a queste moto che sono bellissime, personalizzate. Vediamo. Ci sono addirittura delle moto che nascono proprio come più livello base e che poi sono nate proprio per essere personalizzate, quindi questa è la nuova tendenza. Vedete, cambiano anche i tubi di scarico, gli accessori, gli specchietti e tutto il resto. Io rimango qui a farmi raccontare altri particolari, se non ci sono domande vi restituisco la linea. Io vi saluto. Buongiorno, secondo ciao. Me Silvia Gira Gira oggi sale su una di quelle moto, grazie anche al tuo ospite. Appunto, personalizzare una moto, prima lo facevamo un po' da soli qualche anno fa, no? E invece adesso ha detto una cosa importante, anche la sicurezza. Rapidamente, dottoressa Bruschi, a proposito di andare così a intervenire su automobili, su moto, non è possibile, ma nella maniera più assoluta. Nella maniera più assoluta. Grazie dottoressa Maria Francesca Bruschi, lei è appunto vicequestore Polizia di Stato, di essere stata a TG2 Italia, grazie davvero. Grazie. Vado a ringraziare Emilio Patella, grazie, Autoscuole, Associazione Nazionale Autoscuole, e continuate a seguirci, chissà magari da casa se riuscite, se non, magari non andate al lavoro, ma immagino di no, e dico al nostro pubblico a casa invece di restare con noi, perché adesso abbiamo i 7 giorni e commentiamo con Simona Rolandi. Vediamo insieme le notizie di Mauro Rossi, vediamo.